Bentrovati, Sapori di casa mia nelle Marche. Siamo proprio a casa adesso e per presentarvi la mia regione, le Marche, vi voglio anticipare il chicchi ripieno. Perché chicchi? Perché una volta, tantissimi anni fa, quando le nonne preparavano il pane, davano un pezzettino di pasta ai nipotini per farli giocare ed era un chicchi di pasta che poi veniva riempito con quello che c'era a casa. Per il chicchi ripieno dobbiamo fare un impasto con il lievito di birra, farina, un po' di zucchero, olio extravergine di oliva, acqua e latte. Il ripieno è fatto con tonno sott'olio sgocciolato, una giardiniera anche fatta in casa sarebbe perfetta, delle olive, capperi e abbiamo delle alici, un po' di prezzemolo ci sta. E poi condiamo tutto con dell'olio extravergine di oliva. Iniziamo preparando questo ripieno del chicchi, quindi mettiamo il tonno sgocciolato in una boule capiente. La giardiniera che ho cercato di spezzettare grossolanamente. Le olive tagliate a rondelle. Il prezzemolo. E dopo il prezzemolo concludiamo con i capperi sotto sale sciacquati ovviamente e poi le alici. Amalgamiamo bene per far sì che l'impasto sia ancora più saporito. Io aggiungo anche una generosa pioggia di olio extravergine di oliva. Il ripieno del chicchi è pronto. Adesso è tempo di stendere la nostra massa che abbiamo fatto lievitare ovviamente in un luogo riparato per 3 ore. Potete preparare l'impasto anche la sera prima e utilizzarla il giorno dopo senza nessun problema. E l'impasto è bello che steso, adesso non mi resta che versarlo, disporlo sulla leccarda rivestita di carta forno. Ecco, dovete ritrovarvi con un impasto rettangolare e da questo impasto poi andiamo a riempire con la farcia che abbiamo preparato prima. È il momento di farcire il nostro chicchi con tutto questo ben di Dio che abbiamo messo prima ad insaporire. Andiamo a coprire, ripiegare su se stesso l'impasto. Facciamo ben aderire i bordi. Creiamo un cordoncino e poi spostiamo qua. E adesso per insaporire bene questo chicchi prima di passarlo in forno lo andiamo a pennellare con un'abbondante dose di olio extravergine di oliva. Un po' di sale non può mancare. Ed è fondamentale creare anche un camino per la fuoriuscita dei vapori che si vanno a creare dentro, quindi facciamo dei buchi in superficie e poi via in forno, forno statico per i primi 20 minuti a 180 gradi, poi altri 15 minuti ventilato per dare il colore così al nostro chicchi ripieno. E il chicchi ripieno è pronto, guardate qua che meraviglia! Non ci resta altro che tagliare questo chicchi ripieno e assaggiarlo. Cottura perfetta, che ne dite? Il chicchi ripieno, sapori di casa mia!